c'era bisogno di una risposta così forte, forte da parte dei cittadini, forte da parte delle istituzioni che hanno partecipato a questa manifestazione. Grazie innanzitutto ai sindaci del territorio che quasi in massa sono venuti qua alla manifestazione, qualcuno forse per solidarietà, altri perché il problema lo sentono anche loro. E non solo i sindaci, ma anche rappresentanti della Regione Campania. Noi li ringraziamo, assolutamente ringraziamo i consiglieri regionali che hanno partecipato a questa manifestazione, non solo per esprimere la vicinanza, ma anche per farsi partecipi alla risoluzione del problema. Io ho risposto arrabbiato nel mio intervento, ma non facevo nient'altro soltanto che esprimere il malumore dei miei concittadini, o meglio il sentimento dei miei concittadini. Era giusto esprimermi in quel modo, perché a distanza di 2 anni l'ANAS non può venire e rispondermi. Stiamo concertando con la Regione Campania per la partecipazione della spesa, perché se volevano questo ce lo dovevano dire, lo dovevano fare tanto prima. E se loro non sono interessati a questo tratto stradale, ce lo dicono e ce lo dicono subito, anzi ce lo dovevano dire 2 anni fa, perché io sul mio territorio ho tante criticità e interveniamo sul territorio in base alle priorità delle criticità. Abbiamo fatto varie richieste al consigliere regionale onorevole Gambino Alberico riguardo la 19 delle Calabrie ad Auletta, proprio per dire appunto la nostra problematica, di portarla per un'interrogazione regionale, proprio per portare a conoscenza, visto che l'importo è pari a 5 milioni di euro da dividere al 50% tra ANAS e Regione Campania. Abbiamo chiesto proprio di un suo appello proprio per aiutarci, visto che siamo a 2 anni con famiglie isolate, gravi problematiche. Abbiamo fatto anche il comitato di quartiere proprio appunto per questo, per le problematiche che abbiamo rilevato, che sono abbastanza gravi, molte famiglie isolate, famiglie anche con disabili in famiglia, un'ambulanza che non può circolare, non abbiamo un percorso alternativo, insomma siamo proprio in gravi situazioni. Abbiamo pensato più tardi, diciamo, di questi giorni di fare anche una protesta più forte, ad esempio lo svincolo di Pedina, per dare proprio più forza di bloccare, di farci sentire la nostra voce.